Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vedete che lo sfondo è completamente diverso perché sono in vacanza in Croazia. Siamo andati a fare la spesa, abbiamo trovato la Lidl e quindi ho pensato di fare un svuota la spesa dalla Croazia, quindi un po' diverso dal solito, un po' particolare. Vi faccio vedere subito quello che ho comprato, così condivido con voi anche alcune cose che io in Italia sinceramente non avevo mai visto. Abbiamo preso questo cappuccino fatto così, che ha le singole bustine, che è una cosa che io in Italia non avevo mai trovato e non riesco tuttora a trovare, però all'estero sì, e quindi quando c'è lo prendo. E sempre rimanendo in tema di cappuccino, ne ho preso un altro tipo alla vaniglia, questo qui nella busta, fatta in questo modo, almeno è più pratico perché l'altro era in bustine monodose, diciamo. E poi ho preso questo, che è un po' particolare perché è al cocco con il rum, quindi anche questi da provare. 1 litro di latte, sperando che sia scremato, perché ovviamente leggendo in un'altra lingua non è facile riuscire a capirlo, però insomma abbiamo preso questo. Poi 2 confezioni di yogurt, questo qui alla fragola e questo al lampone, che sono leggermente più grandi dei soliti perché sono da 150 grammi, comunque li volevo provare. La classica bottiglia di Coca-Cola, questa si trova da tutte le parti. Abbiamo poi preso queste orate, questa confezione di orate che mi sembravano molto molto belle. Abbiamo preso poi questi biscotti con il cioccolato, sono già aperti perché ne abbiamo mangiato uno in macchina. Abbiamo preso poi la carne, questa qui classica, e la fesa di tacchino, almeno spero che sia fesa di tacchino o petto di pollo, insomma. Penso che sia qualcosa del genere perché in un'altra lingua non riesco bene a capire cosa compro, mi devo basare sull'immagine. Un pochino di frutta, quindi le pesche e i kiwi. Abbiamo preso questo pesce che non so assolutamente che cosa sia, però lo volevo provare perché non lo so che cos'è, non l'avevo mai visto e mi incuriosiva. Abbiamo preso poi delle brioche, questa qua al cocco e questa ha la ciliegia. Sono 2 brioche monodose. Ho preso questi che sono delle barrette di sesamo. Ho preso i biscotti integrali con i pezzi di ciliegia. Ho preso poi dei biscotti tipo strudel, mini strudel con le mele. Abbiamo preso un multivitaminico, un pacchetto di caramelle di queste, le pesche. Poi abbiamo preso una baguette mini e un dolce che sembra uno strudel o comunque una specie con i frutti di bosco. Poi le classiche mele, queste si trovano sempre da tutte le parti, però insomma volevamo anche prendere delle mele. Abbiamo preso questi 2 gelati che sembrano dei Magnum, uno normale e uno al pistacchio. E come ultima cosa questo bottiglione d'acqua da 7 litri. Questa è una cosa che io invece non avevo assolutamente mai visto. Ve lo faccio vedere così perché è talmente grande che non sta nella telecamera. Questa è una cosa che io in Italia non sono mai riuscita a trovare, la bottiglia così grande con tutta l'acqua. Noi qui l'abbiamo presa perché comunque è conveniente. Per tutta questa spesa abbiamo pagato 304 cune, che più o meno sono sui 40 euro, credo, una cosa del genere, insomma. Quindi questa è tutta la mia spesa fatta in Croazia. Fatemi sapere nei commenti se anche voi quando siete all'estero andate a cercare la Lidl e fate la spesa lì. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.